faccio un manicomio, ma non ci posso pensare. Se sono, sono cose che uno può pure impazzire, che quello che succede non è una maschietta. Quando una femmina mi viene a dire taccia la sta, non può durare, sta amore è inutile. Io sono filosofo, mi metto a ridere, perché lo saci già che non lo fa manca si accidono, perché la donna con baci è promessa, fa ogni cosa nel proprio interesse. I femmine, i femmine si chiamano, devono andare a vogliare, e quando sono riuscito devono più a chiappare. Quando sono scemo l'uomo, che non sanno capire, si dice no, una femmina allora ha detto sì. E capì? Quando questa è una cosa che tu devi tenere bene presente, non ti ha fatto fesso. No, perché le femmine non è. Segui una giovane piuttosto eccentrica, la senti dire la vuol finire, ti parlo stupido. Qua c'è ne vivi, chi sono un serio, le voglio offrire un posticino nella mia macchina. Uè, senza la macchina è più una ragione, la ragazza con me si abbandona. Sei mascolo il microfono, ha capito che sto parlando, cari? Poi se ne viene al cinema, poi una strafuga, e dopo tutta l'andita si lascia accompagnare. Giunta alla casa alle 11, confida alla mamma: mamma, ho trovato un chiacchiere che chiacchiere papà. Hai capito? E questa è la fine di noi maschietti, non ci sta niente a fare. Non vi dico poi se l'uomo è timido, piuttosto ingenuo. La donna sa come da paura e cogliere, eh? Toccare è inutile, bacia è impossibile. Mi viene a parlare con la mamma, si può concludere. C'ho la casa, il corredo e un mio zio che se muore ogni cosa è domenica. E il povero Totò, quando è salito su casa, corredo, nascita, non trova niente più. E restano a suo carico la moglie, la mamma e tre fratelli piccoli che hai saltato a mangiare. E questo sono che femmine, c'è poco da scherzare. Da votano, ti girano, ti sanno impapagliare. Io non consiglio ai giovani, quando vado a sposare, che ci sta tutta a perdere e niente a guadagnare. Mi raccomando, non vi sposare, rimanete zitti, signorini.